Capitan Ventosa, mi stimo e mi incoraggio. Oggi per fortuna amici a casa nessuna magagna. Sapete perché? Perché oggi vi spiego il funzionamento di internet. Facilissimo! Guarda qua! Allora, basta schiacciare questo, poi metto la URL, poi la mente. Beh, in effetti non è proprio così facile, facile! Ci vorrebbe un esperto! Ma dove trovarlo? Dove? Eccolo! Uno e Trino, Marco Camisani Calzolari, perché a noi le scarpe non ce le fanno. E allora dici, noi pendiamo dalle tue labbra. Come possiamo difenderci da questo mondo periglioso? Perché di periglio trattasi. Certamente, sono assolutamente d'accordo. Ma infatti è un mondo che a volte contiene tante truffe. E infatti la email truffa di questa settimana è... Attenzione! L'agenzia delle entrate manda una email. Vabbè. Perlomeno la presunta agenzia delle entrate. Attenzione. Che dice sostanzialmente? Cosa dice? Hai diritto a un rimborso del tuo canone RAI. Di quanto? Equivalente a euro circa 68.60. Sì! Grazie, servizio finito. Sono commosso. Capita, caro Capitan Ventosa. Perché? Perché per ottenerlo lei deve scaricare un modulo. Lo scarico. Pronto. Compilarlo. Lo compilo. Ed inviarlo. Vai. Alla email reclami@agenziadelleentrate.gov.it. Lo consideri fatto. Bene. C'è qualcosa che non va? Io lo so. Io lo so. Bravo, perché sono bravo, un suo allievo. Ventosa. E lo so. Bravo. La mail è finta. Grazie. Bravo, Ventosa. Grazie. Il problema non è la mail. Lei l'ha inviato il modulo? Sì. Ma soprattutto prima l'ha scaricato? Certo. E adesso lei è pieno di virus. Io? Senta, non li sente i virus? Mi sento sì. Senta un po'. È pieno zeppo di virus. Li prende anche lei. E questi virus non posso. Io l'antivirus per cui non li posso prendere. Lei praticamente in questo momento potrebbe aver perso tutti i suoi file. No. Controlli. È vero, non ce li ho. Non ce li ha. E il pirata sì? Che gli ha rubato i file potrebbe addirittura chiedere un riscatto per riaverli indietro. Un riscatto? E di quanto? Più di sicuramente dei 68 e 67 che pensava tutto allegro di risparmiare. Che magagna, super magagna. E allora amici a casa fate bene attenzione. In questo caso per esempio è molto improbabile che l'agenzia delle entrate vi dia un rimborso che voi non avete richiesto. Altrimenti sarebbe l'agenzia delle... uscite, non è il caso. Esatto, per cui occhio sempre aperto. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta attenzione. Tanto vabbè, una truffa capita, due truffe capitano, poi non è che si continua. Figurati, cioè, sono finite le truffe. No.